Ciao Gistipster, il risultato che voglio ottenere con questo tutorial è creare un atlas con una serie di punti. Questi punti sono a 1 km di distanza, ho caricato sotto una base che sembra topografica, però è OpenStreetMap con stile diciamo simile alla nostra CTR, e l'atlas, che vuol dire avere un album di stampe come quello che ho creato in questo modo qua. Queste sono le stampe che vengono create, visualizza icone molto grandi e niente, si va avanti, si prende il primo punto, il secondo punto. Lui praticamente in base QGIS, in base a degli shapefile, o sia poligonali sia puntuali, crea questo atlas. Si possono inserire tutte le varie opzioni, facendo un po' riferimento alle diciamo alla proiezione e alle misure che vengono date. Bene, quindi partiamo con un nuovo progetto. Quello che vi ho detto nell'anteprima è importante: il sistema di riferimento. Il sistema di riferimento deve essere se siamo in Lombardia, il 32632, che ci permette di avere diciamo, il calcolo delle distanze esattamente come quello che ci aspettiamo. 1 km è 1 km. Non so se vi ricordate il video dei buffer, che vedevamo la differenza tra usare il 3857 e il 32632. Ho caricato questa OpenTopo Map, che in Quick Map Service sotto OSM è Open Topo Map, esattamente questa, e ho caricato anche i comuni della regione Lombardia per avere un riferimento, per dire ok, 1 km è veramente 1 km, e poi ho generato tutta una serie di punti col plugin MMQGIS. Zoom un po' sull'area che potrebbe interessarmi, ok, con MMQGIS, create grid layer, posso creare delle linee, dei rettangoli, e questo creo dei punti con distanza 1000, quindi 1000 della proiezione del progetto, vuol dire 1 km. La setto su la current view, quindi mi crea una griglia 1 km per 1 km in quello che vedo, e vado a depositare il file di output, che non può essere temporaneo, potrebbe e deve essere per forza uno shapefile, nella cartella che poi potete avere accesso. Ho fatto GIS 068, Atlas QGIS punti, questo è il PT grid 1 km. La sovrascrivo, che l'avevo già sistemata prima. Faccio ok e lui incomincia a generarmi questa griglia da 1 km. Non voglio fare l'esercizio su tutta questa parte, quindi voglio selezionare un'area piccola. Però prima di fare questo mi conviene dire ok, se sto facendo un test è meglio prendere e creare un identificativo. Se apro il calcolatore, ok, gli do un ID per fare diciamo, un famoso REC più 1, quindi un indice, una numerazione automatica progressiva. C'è questo row number, potete scrivere row qua, è sotto row number, e faccio ok, e lui mi crea praticamente nella colonna ID questo numero progressivo. Faccio chiudi, faccio salva. E adesso posso andare a selezionare questo, diciamo, questo gruppo di punti che voglio andare ad analizzare. Tasto destro, salva con nome. Adesso io lo salvo come GeoJSON, PT grid 1 km, area selezionata, solo la selezione, la proiezione 32632. Diciamo, le informazioni delle coordinate non mi interessano, mi serve solo l'identificativo, quindi
Lascio solo questa colonna, faccio ok. Lui adesso mi ha creato questa nuova area, zoom sull'area, gli do un tematismo che si vede un po' di più, tolgo questo, uso questo e tolgo la M, faccio ok. Questi qua sono i miei centri che vanno a creare la base per il riferimento dell'atlas, cioè vado a calcolare la distanza tra un punto e un altro punto, esattamente 1 chilometro. Ok, quindi per creare un atlas si va in New Print Composer, Atlas 01, e noi incomincio a creare un foglio che qua vediamo A4. Inserisco la mappa con questo pulsante, la inserisco un po', diciamo. Basta che faccio un rettangolo perché dopo con le guide mi viene comodo allinearla a tutto schermo. Qua in Item Properties faccio render così vedo subito che cosa succede. E qui c'è il primo Atlas Generator, il pulsante Atlas Generator che mi permette di scegliere il PT Grid Area come diciamo il nome della pagina è l'identificativo di ogni punto, lo ordino per ID e questo qua è l'output semantico. Verrà fuori output e output è un collegamento testuale, faccio out, una parte testuale. Questi due pipe servono per concatenare, Atlas Future Number sarà l'identificativo. Se io attivo la preview di questo Atlas, vedremo subito che comunque lui non sta seguendo l'Atlas. Perché? Per farlo seguire l'Atlas dobbiamo andare nelle Item Properties e dirgli di controllare attraverso l'Atlas. Attraverso l'Atlas, poi gli impostiamo una scala, proviamo 10.000 e lui incomincia a passare uno e cioè tutti i vari punti e va a preparare per l'esportazione. Controlliamo che comunque la distanza tra 1 chilometro e 1 chilometro ci permette di avere diciamo tutti i punti uno consecutivo. Poi ci possono anche montare. Se andiamo a fare una custom, diciamo ok, non farmelo. Anzi, facciamo così, teniamo una 4 e questa la ridimensioniamo, item properties, e diciamo che la position and size non è 297 ma è 210. Così praticamente viene fuori un rettangolo e qua ci possiamo scrivere quello che vogliamo. Update preview. Qua ci continuiamo a scrivere 10.000. Questa adesso non sta prendendo questa parte sotto, proviamo ad andare ad un atlas diverso. Ok, lui prende tutto e tiene agli angoli questi punti. Noi possiamo anche dire, ok, però i punti non ci interessano, creiamo una griglia, potrebbe essere di tipo 250 per 250, 250, 250 e noi calcoliamo che praticamente tra un punto, 1 chilometro e l'altro ci sono questi 4. Possiamo anche creare una seconda griglia che fa da 1 chilometro a 1 chilometro. Ok, e gli diciamo che questa griglia da 1 chilometro per 1 chilometro invece rimane più spessa e magari un po' trasparente. Facciamola così. Lui va a prendere esattamente i punti, se no possiamo mettergli anche diciamo un offset. E questa è la griglia che ci permette di avere
le informazioni, possiamo dirgli anche di spegnere addirittura questo layer, però non dovremmo avere comunque un riferimento. E allora ci aggiungiamo le coordinate, gli diciamo che queste coordinate sono inside, che hanno 0 precision, inside e inside. Gli diciamo che però della grid 2, invece io volevo le coordinate della grid 1. Draw coordinate. Ok, in questa li mettiamo inside e inside. Gli diamo un colore bianco e il font lo facciamo un bel bold. Non si vede. No. Vediamo se si può fare qualcosa. Non si può fare un'ombreggiatura e questo praticamente rende un po', diciamo, bloccato la possibilità di vedere bene queste informazioni. Facciamole rosse, così almeno rosso si vedono, e con 0 decimali dovrebbe essere più o meno a posto con un punto di riferimento. Se no, ricordiamoci che possiamo mettere non dire di fare visualizzare questo e dirgli a QGIS di mettere anche l'etichetta label show future id, e ci facciamo qua invece un draw buffer 770. Ok, così dovrebbe essere più o meno più visibile. Update, e qua ad esempio ci mette il nostro numero di riferimento. Ok, proviamo a mettere questo. Adesso facciamo una prova. Inserisco un collegamento testuale e questo collegamento gli dico insert expression. Gli dico è l'Atlas Future Number 4, 14. Questo è il 14 perché la pagina è la 14. La 14 noi sappiamo che è la 636. Ok, potrebbe essere interessante. Proviamo a vedere se ci sono altri parametri. Atlas Future ID. Ok, perfetto. Questo è l'Atlas Future ID, che potrebbe essere più interessante dell'Atlas Number, però comunque ce li mettiamo tutte e due. Pipe, apostrofo, pipe, Future Number, Future ID, e qua ci mettiamo nella colonna pipe, e così viene esattamente a insert expression no, non sto beccando la expression, insert expression. Com'è che funziona? Atlas Future Number e Atlas Future ID. Ok, adesso funziona. Questo poi lo posizionate bene dove volete. Andiamo a vedere questo è 16666, che brutto numero, il 17. È esattamente quello che viene a regolarsi. Quindi salviamo, adesso siamo pronti praticamente a esportare il nostro Atlas. Export Atlas Image. Lui ci dice che VMS potrebbe avere problemi. Fatto.
faccio una seconda cartella, Atlas, ok, scelgo JPEG, gli do una risoluzione di 100, faccio salvo e lui comincia a renderizzare le mappe. Questa intanto la cartella Atlas, ok, si sta incominciando a riempire e possiamo vedere che il risultato può essere 3356, 57, 58. Bene, questo è un tutorial, mi sembra anche abbastanza diciamo, lineare, non con troppe diciamo, opzioni. Sicuramente si può, è molto interessante. Vedere anche gli sviluppi che possono essere fatti. Anche questo io prendo, salvo il progetto sempre nella cartella e ci vediamo al prossimo, tutorial. Ciao! Okay.